Francesco Damiani, dirigente responsabile del progetto Azzurri per la Puglia. C'è un po' di curiosità per l'uscita, la prima uscita fuori dalla regione della rappresentativa 2001 pugliese per il Gran Gavalà del Molise, dopo i primi promettenti allenamenti. Sì, finalmente dopo un paio di mesi e anche qualcosina in più di allenamenti a livello provinciale, interprovinciale e un mese buono a livello regionale, arriva la prima prova sul campo in un torneo che per noi ormai sta diventando un appuntamento tradizionale appunto a Termoli. Vediamo un po' questi ragazzi alla prova del campo, perché è chiaro che fra l'allenamento e la partita c'è sempre una differenza. È solo il primo torneo del cammino verso il trofeo delle regioni, per cui comunque le risposte saranno parziali, però un primo test importante. Quali le peculiarità di questo gruppo, se ve ne sono? Beh, un gruppo che rispetto alle ultime annate sicuramente è più fisico. Ci sono dei ragazzi che già sfiorano o superano il 1,90 m e in generale comunque è un gruppo abbastanza solido, ripeto, proprio a livello fisico. E anche tecnicamente si intravede qualcosa di molto interessante. Ovviamente siamo soltanto all'inizio del cammino, c'è ancora da vedere tanto e, come dicevo prima, c'è la prova del campo, che poi è quella più importante. Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Molise, è raccolto un po' tutto il meridione del basket giovanile in questo Gran Gala del Molise. Nel girone di qualificazione la partita più delicata dovrebbe essere quella contro la Sicilia, che affronteremo sabato pomeriggio, e sperando di riuscire a vincerla, quindi di vincere il girone. Poi dovrebbe esserci l'eventuale finale contro la Campania, stando un po' alle previsioni così. E quindi due test importanti contro altre due regioni leader del sud che ci potranno già far capire più o meno a che punto siamo.